si aggira sempre per l'Italia, il Pipparolo, caro Parenzo, il Pipparolo, cioè colui che è a casa, non può fare a meno di farsi le seghe perché non può fare altro, è da solo, sì. E ovviamente si pente perché magari è anche cattolico, ultra cattolico, e dice: cazzo, ma devo trovare conforto in qualche prete, perché altrimenti così non vado avanti. Pronto? Sì, buonasera padre, io mi chiamo Giuseppe, mi perdoni se la disturbo, io ho un problema, non so neanche a chi rivolgermi, io come tutti quanti sono richiuso in casa per sto coronavirus, capisce? Ecco, io vivo da solo, sto scoppiando, ma io devo soddisfarmi, capisce padre? No, non capisco cosa devi fare. Io devo, come dire, devo sfogarmi sessualmente. Cerco di trovare la forza per controllarti. Non ce la faccio e mi rendo conto che un atto impuro, ma cosa devo fare? E fino adesso cosa hai fatto? Scusa, non ho capito. Come facevo padre, ma mi andavo in giro, posso dirglielo, andavo a puttane. Scusa, anche vedere altre donne per la strada non vuol mica disfogarsene, no? Ma la guardi padre che con Mariuccia la tetona, per esempio, mi vedo il paradiso. Oddio, non mi scusi. Ho capito, ma capito. Non ce la faccio, e la tentazione è il diavolo che mi prende. Io 3-4 volte al giorno io devo fare. Ma ascolta un attimo, invece di far questo, va su, fa un giro attorno a casa, evidentemente nei 200 metri che... Ma non si può fare anche questo adesso, padre. Le ultime norme sono molto restrittive. E dice che non si può uscire di casa, se zona rossa tutto quanto. Forse un attimo, mi personalmente 2-3 volte al giorno vado fuori, faccio il giro della chiesa, magari faccio il giro 2-3 volte e poi rientro. Ma gli darà la multa? Insomma, fino adesso non è successo. Non è successo, ma non sai che ho tanti skate che posso andare in giro così. Io ho veramente questo problema, la mia è una cosa compulsiva. Io se sto fermo così parte la mano. Va fuori 3-4 volte al giorno per fare la spesa? No, vado una volta. Va bene, quella borsa evidentemente va, fa finta di andare a fare la spesa, poi vi torni, quindi ti dà un motivo giusto per uscire di casa. Invece sfogarsi sessualmente se è giusto. Io sento che è una tentazione del diavolo. Facciamo una preghiera insieme alla Madonna perché ti aiuti a trovare la forza. Facciamo la preghiera insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nella nostra ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre Purissima, prega per noi. Va bene, il Signore ti aiuta e volentieri faccio una preghiera. Speriamo bene, arrivederci.